Buonasera a tutti, carissimi cinefili e carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un film che ho visto giusto ieri al cinema ed è Morto Stalin, se ne fa un altro, del regista scozzese Armando Iannucci. Allora, premetto che in questo video ci saranno degli spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione, tornate in un secondo momento. Allora, che dire di questa pellicola? È un film di satira, un film di satira politica, molto tagliente, con uno black humor, momenti di black humor molto marcato, un film dove i veri protagonisti della vicenda sono i personaggi che si ritrovano nella situazione post-staliniana. Consideriamo che il film è ambientato nel marzo del 1953, cioè proprio nel periodo in cui Stalin muore. Il dittatore sovietico era in carica sin dal 22, sin dal 1922, e noi lo vediamo in scena per poco tempo. Ad un certo punto succede che viene colto dal malore fatale, e dopo la sua morte si accende subito la lotta, la disputa per la successione. Consideriamo che Stalin non era l'unica persona importante al comando in Unione Sovietica. Certo, con lui c'era stato un fortissimo accentramento del potere, però esisteva anche il Comitato Centrale, quindi un ristretto numero di rappresentanti del Partito Comunista Sovietico che davano vita a questo organo collegiale che si è ritrovato a gestire la situazione dopo la morte del leader. E questa situazione mette alla luce quelle che sono poi le caratteristiche più o meno nascoste dei personaggi, perché è molto interessante quello che il regista Iannucci fa quando ci presenta i personaggi. Nel momento in cui Stalin è in vita ed ha ancora le redini del gioco, i personaggi, diciamo, sono relegati ad una dimensione, a dei ruoli piuttosto definiti e o marginali o comunque nascosti. Vediamo per esempio il personaggio di Nikita Khrushchev, che è interpretato da un bravissimo e veramente divertentissimo Steve Buscemi, che ha un po' il ruolo quasi di buffone di corte, insomma un personaggio molto pagliaccesco, che poi invece si rivela essere un abile politico, un complottatore senza scrupoli, un calcolatore veramente cinico e alla fine vincente. Vediamo il personaggio di Lavrenti Beria, che è interpretato da Simon Russell Beale. Lavrenti Beria era, diciamo, il capo delle forze di sicurezza dell'Unione Sovietica, dell'NKVD, personaggio che poi, con la morte di Stalin e con il processo di destalinizzazione che è avvenuto in seguito, soprattutto in occasione del 20° congresso del Partito Comunista del 1956, dove Khrushchev praticamente aveva denunciato le deviazioni e i crimini di Stalin, siccome lui non faceva chiaramente il nome di Stalin,
i vari delegati dei partiti comunisti presenti al congresso ritennero che in quel momento Khrushchev stesse parlando non di Stalin ma di Beria, proprio perché Beria era un personaggio molto discusso, era un po', diciamo, l'eminenza grigia del regime, il quale sicuramente aveva delle enormi responsabilità nell'eliminazione dei possibili, dei veri o presunti avversari politici del regime. Quindi Lavrenti Beria è stato senza dubbio uno dei personaggi più odiati del regime stalinista, e in questo film appunto lui ad un certo punto, da ruolo di vero e proprio macellaio, perché il film lo presenta in questa maniera, uno che veramente porta il terrore ovunque con queste sue liste di proscrizione di gente da deportare o da eliminare, a un certo punto subito si attiva per portarsi avanti nella corsa per il potere, che lui già intuisce si verificherà non appena Stalin sarà morto. E diciamo che all'interno del film i veri protagonisti della vicenda sono appunto i personaggi di Khrushchev e di Beria. Poi ci sono gli altri personaggi di contorno che hanno comunque un ruolo importante, perché alla fin fine tutto quello che serve poi alla fine a Khrushchev è l'appoggio degli altri per poter contrastare Beria e il suo potere molto forte, che gli deriva appunto dall'essere il capo dell'NKVD. E anche questi personaggi, che all'inizio hanno un ruolo piuttosto debole, piuttosto marginale, improvvisamente sembra che prendano vita. Noi vediamo Malenkov, che è il vice segretario del partito, che prima della morte di Stalin sembra veramente un totale rincoglionito, poi dopo decide di assumere pro tempore la carica di nuovo segretario del partito, e anche lui ha le sue macchinazioni, comincia anche lui la sua corsa verso il potere. Poi, siccome si rivela essere un personaggio troppo debole rispetto a Beria e a Khrushchev, piano piano viene scavalcato e alla fine messo da parte. C'è il personaggio di Vyacheslav Molotov, interpretato da Michael Palin, che è, tra l'altro, storico membro dei Monty Python. Molotov, che a tutti gli effetti sembra essere uno destinato alla fine, perché addirittura poco prima della morte di Stalin il nome di Molotov era presente all'interno di una di queste liste, queste fatali liste in mano a Beria. Quindi Molotov sembra essere destinato al confino o alla morte, e invece con il malore di Stalin improvvisamente Molotov ritorna in gioco e dà la sua parte importante nella lotta verso il potere, diventa un alleato molto valido di Khrushchev. E poi c'è il personaggio di Zhukov, interpretato da Jason Isaacs, che veramente mi ha fatto divertire tantissimo, che veramente impersonifica, diciamo, la potenza dell'Armata Rossa, personaggio veramente tutto tronfio, esuberante, brutale anche, che ha un ruolo decisivo, perché alla fine è grazie all'esercito, che è impersonificato praticamente da Zhukov, che è possibile per Khrushchev e il suo gruppo ribaltare la posizione di forza dell'NKVD, è possibile mettere in atto un golpe che porta alla
eliminazione di Beria. E quindi, insomma, alla fine di tutto, in mezzo a personaggi completamente folli, come per esempio il figlio di Stalin, Vassili Stalin, interpretato da un bravissimo Rupert Friend, che è veramente un pazzo totale, cioè il tipico figlio di papà che sta lì perché semplicemente è il figlio del numero uno, altrimenti sarebbe, non so, sarebbe già stato internato da qualche parte. E vediamo personaggi che vengono strumentalizzati, usati e poi buttati via subito dopo, come nel caso per esempio della figlia di Stalin, Svetlana, interpretata da Andrea Riseborough, che all'inizio sembra essere un elemento molto importante, molto utile, preziosissimo per diciamo, i pretendenti al trono, potremmo dire. Poi invece lei viene assolutamente scaricata e anzi ad un certo punto esiliata dallo stesso Khrushchev. Insomma, in mezzo a tutta questa situazione, con questi personaggi totalmente fuori dagli schemi, dalle righe, si staglia sullo schermo la vera critica che viene mossa dal film, la critica verso il potere. Cioè, questo è un film che per quello che vuole dire poteva essere ambientato in qualsiasi corte d'ancien regime, in qualsiasi periodo storico dove gli intrighi di palazzo hanno chiaramente la parte più importante. Tutto viene messo sotto i riflettori, si vede come la smania per poter prendere il potere è un qualcosa che non solo si lega alla necessità di sopravvivenza, perché qui è proprio, cioè la lotta per il potere non significa soltanto raggiungerlo, ma significa anche restare vivi. Le parti che vengono interpretate dai personaggi sono tali che impediscono loro di stare al di fuori del gioco. Se stai fuori dal gioco sei finito, sostanzialmente, e alla fine ne può rimanere soltanto uno. Ognuno cerca di fare le scarpe all'altro, e la fine di Beria è la fine che poteva essere magari di Khrushchev o di Molotov o di altri. E tutto il film ruota intorno a questa tematica, cioè l'intrattenimento, però allo stesso tempo c'è la riflessione. Il film, secondo me, è molto valido perché è un'opera di satira veramente fatta bene. La satira è un genere molto difficile perché è molto facile. Come dire, il rischio di cadere nel comico, nella semplice presa in giro, nello sfottò, è un rischio molto forte. È molto facile per un film come questo andare a finire nella semplice battuta, nella semplice ridicolizzazione dei personaggi e non andare oltre quello. E questo rischia ad un certo punto anche di annoiare un po' lo spettatore. Invece il film è ben bilanciato da questo punto di vista. Ci fa sentire comunque la drammaticità del momento, perché comunque noi vediamo una situazione in cui l'Unione Sovietica si trovava a vivere un'epoca di terrore. Un'epoca in cui il potere, per poter continuare a esistere, per poter continuare a mantenere la sua saldezza, doveva tutte le volte eliminare i presunti elementi ostili. Quindi, insomma, un potere cannibale, potremmo dire. E questo modo
di fare questo mangiarsi a vicenda, lo vediamo anche quando c'è stata la morte di Stalin, quando c'è la morte di Stalin e c'è la lotta per la successione. Quindi questa è anche un po' un'idea molto inquietante del potere che è capace di sopravvivere a chi lo ha detenuto, cioè il potere è quasi come un'entità sovrannaturale che continua ad esistere proprio grazie alle azioni degli esseri umani che si impegnano in tutto e per tutto per poterlo prendere e conservare. Ed è un film che ci parla anche di quanto sia effimero alla fin fine il potere, di quanto tutto ciò sia futile, perché alla fin fine, come recita lo stesso titolo e come poi vediamo alla fine del film, Khrushchev, che si è arrabattato tanto, che ha fatto intrighi, che ha giocato perfettamente alla fine le sue carte ed è riuscito a raggiungere la vetta dello Stato sovietico, però poi nel 64 è stato destituito da Leonid Brezhnev, e il film si conclude con Khrushchev che pare essere piuttosto sicuro della sua posizione, con Brezhnev dietro che lo fissa con uno sguardo veramente da uno che è lì, che gli prudono le mani, no? È smanioso, è pronto a prendere il suo posto, aspetta solo l'occasione giusta. E quindi, cioè, tutto il film si riassume perfettamente, secondo me, in quella scena, con il nuovo Stalin che sta già arrivando e il vecchio che di lì a poco sarà messo da parte. Khrushchev non muore, però politicamente sì, ecco, sostanzialmente la morte, che era stata anche fisica, di Stalin, oltre che politica, sarà la stessa morte che poi coglierà Khrushchev per mano di Leonid Brezhnev. E il film, ecco, da questo punto di vista credo che riesca a rappresentare bene i personaggi nelle loro caratteristiche anche più buffe, più grottesche, ma anche nei loro aspetti più cinici, più spietati. E mi è piaciuto anche, per esempio, la scena in cui c'è il processo farsa a Lavrenti Beria. È una scena che a me ha ricordato molto quella presente nel film di Fritz Lang, M, il mostro di Düsseldorf. Praticamente ad un certo punto nel film di Lang vediamo l'assassino che è stato catturato da dei malavitosi, anzi dai malavitosi, dai boss della malavita, che si sono riuniti e che hanno deciso di catturare l'assassino perché appunto sta diffondendo il terrore e questo nuoce ai loro affari. Una volta che lo hanno catturato, lo portano in un luogo isolato e gli fanno un processo. È una scena, quella meravigliosa, dove un criminale viene processato da altri criminali, e chiaramente l'argomentazione dell'assassino è quella secondo la quale voi non avete nessun diritto di giudicarmi, perché voi stessi siete dei criminali, siete come me, e non mi potete giudicare. Ecco, la situazione che troviamo nel film Morto Stalin se ne fa un altro è la medesima. Lavrenti Beria viene processato in maniera molto sommaria, perché anche in questa situazione è stato deciso di ucciderlo, di farlo fuori, e Beria è uno che in quel momento è sì un assassino, è un personaggio spregevole, ma i suoi giudici sono quelli che fino a ieri magari appunto lo avevano aiutato, o comunque avevano colpevolmente taciuto sulle azioni, sulle nefandezze
di Beria, oppure gente che anche loro, quando hanno avuto l'occasione di eliminare degli avversari politici, lo hanno fatto senza tanti problemi. Quindi quella situazione presente nel film è un'altra situazione satirica che richiama, a mio avviso, un film che è una pietra miliare del cinema, quindi una scena che viene ripresa dal cinema classico e che viene riproposta in un modo assolutamente fantastico, secondo me. Cioè, la scena, quella lì, è stata veramente realizzata molto bene, e anche come ad un certo punto viene impersonificato l'attore Bill riesce con questa sua espressione, con questi occhi, con il fatto che lui sia una persona abbastanza corpulenta, con il fatto che lui sembra essere proprio una persona priva di importanza se non avesse tutto il potere che ha detenuto sino a quel momento. Sarebbe una persona insignificante, non è assolutamente attraente, è viscido, è spregevole, ed è una persona che in quel momento è proprio un topo in trappola, ed è più o meno la stessa situazione che è presente nella scena del mostro di Düsseldorf. Quindi io credo che la costruzione di quella situazione e l'interpretazione dell'attore in questione è stata veramente fatta molto bene, tutto è stato realizzato in modo molto, molto efficace. E poi, ecco, una cosa che ho notato più che altro guardando una che mi ha fatto notare Francesco Alò, che è noto critico cinematografico di BadTaste.it, l'omaggio che fa il regista Iannucci al film Il Divo di Sorrentino, perché praticamente noi vediamo come i vari personaggi della vicenda sono presentati attraverso l'utilizzo dello slow motion e delle didascalie. Cioè, nel momento in cui compaiono le didascalie con i nomi e la loro qualifica all'interno dello Stato sovietico, le loro figure, la loro presentazione avviene appunto in slow motion, e tutto dà un aspetto ancora più ridicolmente enfatico alla loro presentazione, appunto. E questa è un'altra cosa che effettivamente mi è piaciuta del film. Quindi, che dire, un film molto molto interessante, dove ci sono tantissime battute, un film molto parlato, e questo ci fa riflettere anche un po' sulla forza della parola, su quale sia il potere della stessa, e su come fare politica a certi livelli, la dialettica, la capacità di persuasione sia veramente fondamentale, e sono armi potentissime, sono armi che ti possono permettere di conquistare un impero, perché all'epoca veramente l'Unione Sovietica era uno stato ancora più grande, ancora più potente di quello che si può immaginare oggi. La Russia di Putin è sicuramente uno stato molto potente, però all'epoca l'Unione Sovietica, considerando le proporzioni del 1953, forza militare, influenza politica e quant'altro, cioè l'Unione Sovietica era veramente un blocco paragonabile a quello degli Stati Uniti. Quindi appunto un film che prende molto in giro i personaggi, ma che non scivola mai nella comicità pura e semplice. Anche certe battute volgari che sono presenti all'interno del film sono inserite nei momenti giusti, non c'è un'uscita di una caduta di stile, diciamo, e se c'è è perfettamente funzionale al film.
E poi una cosa che secondo me è fondamentale per poter capire meglio il film e magari poter ridere anche con maggiore gusto è effettivamente documentarsi un po', perché il film non ha una pretesa assoluta di veridicità storica, cioè le cose non sono andate così. Qui si vuole fare un'operazione differente, non si vuole fare un documentario, però per capire certi atteggiamenti, certe caratteristiche che qui sono molto estremizzate, che vengono criticate, sono bersagliate dalla pellicola, è necessario sapere chi erano i vari Kaganovic, Stalin, Bulganin, Zhukov, Malenkov, Molotov, Beria, Khrushchev, cioè questi qui bisogna cercare un attimino di conoscerli questi personaggi per poter capire anche il motivo per cui sono stati presentati in un certo modo, cioè il motivo per cui Zhukov fa quell'entrata in scena tutto tronfio, tutto poderoso, eccetera, è perché lui era il comandante in capo dell'Armata Rossa, eroe dell'Unione Sovietica, aveva guidato le armate russe alla conquista di Berlino, era considerato come il generale che non aveva mai perso una battaglia, aveva sfilato con il cavallo bianco nel corso della parata della vittoria. Consideriamo Khrushchev, che era un personaggio, era di origine ucraina e veniva considerato proprio come un po' un villanzone, non a caso il trucco che è stato applicato a Buscemi ci fa vedere anche questo naso un po' porcino, che lo rende molto molto popolare, molto contadinesco, potremmo dire. Insomma, tutta una certa serie di caratteristiche, sia del fisico che del modo di essere, del modo di fare di questi personaggi, sono caratteristiche che comunque affondano le loro radici nella storia. E quindi io credo che dal punto di vista del lavoro che è stato fatto a livello di sceneggiatura, chi ha scritto i dialoghi, chi ha caratterizzato i personaggi, quindi lo stesso Iannucci, ma anche gli altri che hanno scritto la sceneggiatura, hanno comunque fatto un lavoro di ricerca storica per poter rendere i personaggi, come dire, un pochino più credibili, e non presentare una storia, raccontare una storia che potesse essere totalmente campata in aria. E questo perché è possibile rendere la satira di questo film ancora più efficace, e forse è anche un po' per questo che in Russia è stato deciso di non far proiettare il film nelle sale cinematografiche, anche se mi sembra che una sala, in realtà non so se a Mosca o da qualche parte, ha sfidato il divieto e la proiezione l'ha fatta lo stesso. Però comunque ricordo bene quando uscì il film, in Italia non era ancora arrivato, ci fu questa polemica, e in Russia il governo Putin decise di non concedere il nulla osta per il film, che non è stato proiettato, insomma. Quindi un film che merita di essere visto. Se vi piace il genere, secondo me sarete assolutamente soddisfatti. Quindi niente, detto questo, io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video e buona giornata a tutti, ciao.